Benvenuti, in questo video parleremo di una miscela antidepressiva, quali oli servono per poterla creare, come si utilizza e in quali occasioni è utile utilizzarla. Sono Elena, dottoressa in farmacia e da più di 18 anni aiuto le persone a curarsi in modo consapevole, utilizzando come ottimo supporto la medicina naturale. Per prima cosa vi dico quali sono gli oli essenziali che vi servono per preparare la miscela. Incenso, patchouli, ylang ylang, laudano, sandalo, rosa, osmanto, amiris. Per prepararla è sufficiente miscelare parti uguali di ogni olio e miscelarle in modo omogeneo e inserirli in un contenitore ambrato per una corretta conservazione, perché gli oli vanno conservati al buio. Mi raccomando di utilizzare degli oli essenziali puri, quindi le tecniche che rendono un olio essenziale puro sono la spremitura a freddo o la distillazione in corrente di vapore, dove si utilizza semplicemente acqua. Non utilizzate invece quegli oli che vengono estratti con solventi chimici, perché potrebbero rimanere dei residui tossici. Che cosa fa questa miscela? Ti aiuta a lenire sentimenti di rabbia, tristezza, dolore e depressione. Favorisce invece l'incoraggiamento, la felicità, la gioia, la pace e soprattutto la speranza. Quindi se soffri di depressione o sei particolarmente giù di morale, questa miscela ti può dare un grande aiuto. Quali sono i metodi di utilizzo? La diffusione nell'ambiente in cui si lavora o in cui si vive, l'inalazione diretta e l'applicazione della miscela diluita in olio di mandorle, mai pura, perché potrebbe irritare la pelle, sulla pianta dei piedi, dietro la nuca, sul petto e sui polsi. Come sempre vi dico, siccome gli oli essenziali possono essere anche molto allergizzanti, bisogna stare attenti a non essere allergici a qualche componente della miscela. Quindi vi esorto a testarla prima di utilizzarla regolarmente. Come si testa? Beh, si fanno due applicazioni successive, magari aspettando mezz'ora da un'applicazione all'altra, su una piccola zona di pelle. Se a una delle due applicazioni, generalmente più facile la seconda, esce un eritema o uno sfogo, allora probabilmente siete allergici a uno dei componenti. In questo caso non è raccomandato continuare a utilizzare la miscela. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vedere altri video di questo tipo, iscriviti al mio canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. A presto!